Atalanta è una figura mitologica della Grecia antica, nota per essere una delle poche eroine femminili a partecipare attivamente a imprese eroiche e avventurose. La sua storia è piena e ricca di episodi che evidenziano il suo coraggio, la sua abilità nella caccia e nella corsa, e la sua determinazione a rimanere indipendente. Ecco un riassunto della sua storia. Atalanta era figlia del re Iasio Oschenio, secondo diverse versioni del mito, e di Climene. Tuttavia, suo padre desiderava un figlio maschio e, deluso dalla nascita di una figlia, la abbandonò su una montagna. La bambina fu poi salvata da un'orsa, inviata dalla dea Artemide, che la nutrì e la allevò. Successivamente, fu trovata da alcuni cacciatori che la presero con sé e la crebbero come una di loro. Atalanta divenne una cacciatrice abilissima, dedicando la sua vita alla dea Artemide e decidendo di rimanere vergine come la dea stessa. Partecipò alla famosa caccia al cinghiale Calidonio, un'impresa eroica in cui numerosi eroi greci cercarono di uccidere un gigantesco cinghiale inviato dalla dea Artemide per punire il re Enio di Calidone. Atalanta fu la prima a ferire l'animale, guadagnandosi il rispetto e l'ammirazione degli altri cacciatori, in particolare di Meleagro, che si innamorò di lei. Uno degli episodi più celebri della vita di Atalanta è la gara di corsa per la sua mano in matrimonio. Atalanta, per evitare il matrimonio, dichiarò che avrebbe sposato solo l'uomo in grado di batterla in una corsa, mentre coloro che avessero perso sarebbero stati messi a morte. Molti uomini persero la vita nel tentativo, finché non arrivò Ippomene, o Melanione, che chiese aiuto alla dea Afrodite. La dea gli diede 3 mele d'oro da gettare durante la corsa. Ippomene, durante la gara, lanciò le mele una alla volta, distrarre Atalanta e rallentandola abbastanza da vincere la corsa. Atalanta fu costretta a sposarlo. Dopo il matrimonio, secondo una versione del mito, Ippomene e Atalanta furono trasformati in leoni da Zeus o Afrodite come punizione per aver consumato il loro amore in un tempio sacro. Nella mitologia greca, si credeva che i leoni non potessero accoppiarsi tra loro, quindi questa trasformazione simboleggiava così una punizione per il loro comportamento irrispettoso. Atalanta rappresenta una figura di donna molto forte e indipendente in un contesto mitologico dominato da eroi maschili. La sua storia riflette temi di autonomia, abilità fisica e l'interazione tra il destino e la volontà divina. È una delle poche eroine della mitologia greca che viene ricordata per le sue qualità eccezionali piuttosto che per il suo ruolo in relazione agli uomini. Atalanta è stata una fonte di ispirazione per artisti e scrittori nel corso dei secoli, apparendo in opere di letteratura, pittura e scultura. La sua immagine come cacciatrice e atleta incarna l'ideale della forza e dell'indipendenza femminile. La storia di Atalanta continua a essere una potente narrazione di sfida e determinazione, e il suo mito sopravvive come testimonianza della diversità delle storie che formano il ricco tessuto della mitologia greca.